Solo qualche settimana fa si erano sentiti al telefono il cardinale Wölk e Papa Francesco. Sapevo che sei malato e perciò ti ho chiamato, ha detto affettuosamente il pontefice durante la conversazione durata vari minuti. L'arcivescovo emerito di Praga ha confidato a Francesco di essere sereno, circondato da numerose espressioni di cordialità. E non poteva essere che così, considerata la sua simpatia, la sua giovialità, la sua accoglienza paterna, la sua naturalezza. Io non parlo la vostra lingua. In embassy la mattina avete chiesto? Ma voglio parlare una lingua che è conosciuta a tutti, la lingua dell'amore. Malato di tumore, il cardinale Miloslav Wölk si è spento all'età di 84 anni. Nel 1968, durante la primavera di Praga, venne ordinato sacerdote, ma 10 anni dopo il regime comunista gli vietò di svolgere il suo ministero, che però continuava ad esercitare clandestinamente, facendo il lavavetri per le strade di Praga. Un periodo difficile che segnò fortemente la sua vita, come raccontava lui stesso in varie occasioni. Qui ne parla ad un simposio in Vaticano nel 1995. Dopo 10 anni felici di sacerdozio, il regime totalitario mi ha tolto la licenza allora necessaria di esercitare pubblicamente la mia missione nella Chiesa. Non potevo svolgere alcuna funzione sacerdotale. Tutto mi era proibito. Dopo quegli anni bui, nel 1991 Giovanni Paolo II lo nominò arcivescovo di Praga e nel 94 gli impose la berretta cardinalizia, ma Miloslav Wölk è rimasto sempre un pastore vicino alla gente e ha condiviso anche la spiritualità del movimento dei focolari fondato da Chiara Lubich.